Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi. Sono tornato su YouTube solamente per raccontarvi come sto gestendo queste ultime settimane. Questo fine 2020 non mi sta portando tanto a livello di ispirazione, ma il 2021 sarà una bomba. Il video che state vedendo oggi non so se sarà l'ultimo del 2020. Potrei fare un qualcosa di speciale per l'ultimo dell'anno. Dato che mi state chiedendo come sto migliorando la mia condizione fisica, che perché devo dirlo, ammetterlo, sto migliorando rispetto a prima. Guardate qua, che pec, yeah. Vi parlo un attimino di come sto gestendo il protocollo, dato che ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda l'allenamento e anche per quanto riguarda la dieta. Sapete, dopo il blocco causa Covid, mi sono fatto un paio di settimane a riprendere confidenza con gli allenamenti, dopodiché abbiamo cambiato protocollo e adesso siamo qui che veramente ieri sera dicevo alla Rebs che mi sento la forza dentro di me, sento che sto ridiventando duro, sento, cavolo, mi piace questa sensazione, una sensazione di forza. Chiudiamo quest'anno e il prossimo vogliamo, ve lo prometto. Ora iniziamo con la colazione, una colazione molto semplice che vedete spesso sul mio canale. Partiamo con un porridge d'avena, 100 g di avena, un po' d'acqua. Ora lasciamo l'avena gonfiare. Tutti i miei pasti, raga, ve li posto quotidianamente su Instagram. Se non lo fate ancora, andate immediatamente a seguirmi. Vi faccio vedere tutte le ricettine. E ora come ora mi sto concentrando molto. Infatti ho perso qualche chilo, la composizione corporea è migliorata, soprattutto perché tra qualche giorno purtroppo saremo chiamati all'ordine. Dovremo combattere per le nostre famiglie, per i nostri cari, e ci dovremo sedere a tavola. 24, 25, 26 saranno giorni molto molto duri. Comunque noi stiamo quieti, cerchiamo di fare i bravi. Natale, Natale, Natale. Merry Christmas, guys. Primo passo della giornata, porridge d'avena con un leggero tocco di latte di mandorla, fragole, burro d'arachidi e qualche semplice goccia di cioccolato per dare della croccantezza. Passiamo poi alla nostra integrazione mattutina quotidiana, dato che il porridge nostro è scarso di proteine, abbiamo aggiunto bel shaker proteico Food Spring al cocco croccante. Infine un infuso zenzero limone mango. Tutta la mia integrazione la trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando, passate attraverso il link, utilizzate il codice TFSG per farmi guadagnare una piccola commissione. In questo modo il mio sogno di diventare un fantastico YouTuber si potrà sicuramente avverare. Il porridge, una fantastica colazione. Direzione studio. Arrivati in studio, super sorpresa, sono venuti due ragazzi del coaching a trovarci, a fare il check mensile, e ci hanno portato un dono. Veramente grazie a tutti i ragazzi del team che ci portano un pensiero, siete fantastici. È una bellissima sensazione, per questo vi ringraziamo. Questa è una veneziana della pasticceria centrale, penso di Como. Federico, l'assaggi, perché io sto a dieta e non la mangio. Improvvisiamoci, food blogger, andiamo al taglio. Si taglia molto molto bene. Una bella morbidezza, un bel colore. Profumata di pesca. Prego Federico, l'assaggi. Grandi raga, grazie. Super apprezzato. Mangio una mandorlina. Devo stare buono almeno fino a domani sera. Mi sa che voi non l'avete conosciuta, Atena, il nuovo cane di Fede, un Doberman. Guardate che caruccia. Atena, presentati al pubblico. Ora parliamo di cose serie. Nell'ultimo periodo ho una certa fissazione per le sneakers. In verità ce l'ho sempre avuto. Vi ho fatto vedere anche la scarpiera che ho fatto su misura, perché il mio intento è quello di ricominciare ad avere una sorta di collezione di sneakers. L'altro giorno ho coppato, si dice così, delle Adidas Easy 380. Non le top sul mercato, però non sono affatto male. Ho messo la foto su Instagram, adesso vi faccio comparire qui sullo schermo. Le ho pagate all'incirca 230 euro tramite un sorteggio su Adidas, color ruggine e blu. Non male. Ma dopo quello ho coppato un altro paio di scarpe e sono veramente strafelice, è andata molto bene perché le avevo puntate da mesi ed eccole qua, sono arrivate. Queste non sono stato sorteggiato, sono stato più veloce dei bot. Sono o non sono loro? Potrebbero non essere loro. Ah sì, sono loro. Ladies and gentlemen, the new Air Jordan Retro One Dark Mocha. Bam! Che bomba! Belline, eh?
Ora devo mettere i lacci. Queste non le metto fin quando non mi arrivano i rinforzi per le punte, perché devono rimanere perfettamente intonse. Guardate che scarpata, pagata 160. Ho visto sui principali siti di resale che questa taglia, il 14, lo rivendono già sui 300-400 euro. Il mio intento non è quello di fare il reseller, bensì di avere delle scarpe, dei bei pezzi. Questo è un bellissimo pezzo, secondo me l'ho sempre puntato, poi per fortuna l'hanno rilasciato su Nike e sono riuscito a prenderlo. Paura, mi piacerà un botto. Vedrete tutti i post delle sneakers su Instagram, mi raccomando. Ci vediamo lì. Ah, pre-workout fatto, mangiato, molto clean. 100 grammi di gallette, un pacchetto di tacchino con poco sale, 80 grammi di Philadelphia e 100 grammi di cartaceo magro di manzo. Sono soddisfatto di come sto controllando la media. I macro sono nuovamente cambiati, li abbiamo alzati. Durante i giorni on di allenamento siamo a 300 grammi di carbo, 70 di grassi, 220 di protein. Durante i giorni off abbassiamo solamente i carbo di 50. Ho preso anche il mio pre-workout, Energia Minus Gusto Maracuja, perché quello alla mela purtroppo l'ho finito. Adesso ci alleniamo, terzo allenamento della settimana. Però prima di allenarmi volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato anche quest'anno. Siamo quasi a 20.000 qui su YouTube, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina. Forse ci arriveremo con questo video. Molto probabilmente sarà l'ultimo video del 2020, non lo so, magari ne uscirà uno prima per augurarvi il buon anno. Ora come ora mi limito a dirvi buon Natale, buone feste e mi raccomando, stay grossi, non citate troppo. Questo 2020 lo chiudiamo così, in modo totalmente inedito. Non ci è mai capitato, ma come tutto quello che ci è capitato e mi è capitato nell'anno passato, un anno particolarissimo che me lo ricorderò per sempre, un nuovo inizio, perché dal 2021 vi giuro bisogna esplodere. Come? Contenuti, costanza, dedizione, dovrò coltivare la mia creatività, mi dovrò impegnare tanto, ma sono consapevole del percorso che dovrò fare. Chiaramente in quest'ultimo periodo sono stato un pochino così offuscato, un po' teso, con poche idee, demotivato, semplicemente perché affrontare tutti questi impegni insieme mi ha portato ad avere dei dubbi, delle perplessità, perché non sono invincibile. Però nel 2021 spacchiamo, sono consapevole e ce la faremo. Il 2021 ce lo mangiamo. Basta con le chiacchiere, mi cambio e partiamo col workout. Una bella sessione di squat e tanti altri esercizi, ma lo squat è quello che mi spaventa maggiormente. Quindi un bel respiro e partiamo. Partiamo con questa sessione di squat, un 5x10 con 130-150 kg. Dovrei fare 150, ma non me la sento ancora, facciamo 130. Oh, cazzo! Mamma mia. Ora, questo sarà l'esercizio principale del nostro allenamento. Squat. Madonna mia. È duro. 10 sono tante, è da un po' che non faccio 10 ripetizioni. Preferisco stare più basso, però dobbiamo comunque far riabituare il muscolo a questo tipo di stress. Com'è? Solo per voi amici di YouTube, 150 kg sul bilanciere, qua vogliamo concludere alla grande.
30 fondi, 15 per gamba, 5 kg per lato. Go. Gambe finite, passiamo all'upper. Togliamoci queste maledette ginocchiere. Tra metterle e toglierle. E workout. Yeah! 5 serie military press. 3 serie da 3 ripetizioni, 2 serie da 2. Durante le esecuzioni un bel setting. Core attivo, gluteo stretto. E mi raccomando, duri quando si fa la military. Workout che è andato per le lunghe, quindi Inter sul PC non ce lo possiamo assolutamente perdere, soprattutto quest'anno che non me la voglio occupare, ma speriamo di fare qualcosa di decente dato che siamo usciti da tutte le competizioni. Stay focus, spalle. 20 reps. Ah! 4 per 6 spinte, 30 kg. Hai visto che aveva fatto la corsa in profondità? Erano fermi 2-3 partite, i giocatori sotto la punta. Sul lavoro di Lukaku pare che era stata la posizione di doppio mediano. Cosa diceva? E si era buttato nello spazio. Non passa il pallone, Lukaku era diretto a piedi. Bello roscioso, soprattutto su questa parte. Come lo vedete, petto, queste spalle belle, mi piacciono. Si continua, raga. Non ci fermiamo! Ultimo esercizio, trazioni in super serie col GHD per i lombari. Devo fare 4 serie a cedimento, il massimo che riesco a fare. Fine workout, spacchiamo sta schiena. Post workout, meritata, la mia barretta preferita, cioccolato bianco e mandorle. È stato un workout tosto, sento che sto riprendendo confidenza con i pesi. Bene, Big Marto is coming back. Lautaro che si muove all'interno dell'area di rigore. Va alla cross. Lautaro al volo! No! T'ho detto! Lautaro! Raga, non c'è cosa più bella che tornare a casa da proprio figlio.
Facciamo la pappa? Facciamo la pappa? Dammi bacio. Dammi bacio. Non mi dà bacio. Ultimo pasto della giornata, 150 grammi di pasta con del sugo molto fitte e 250 grammi di pollame. Così colpisco tutti i miei macros e ancora una volta completiamo la dieta. Per il momento vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Forse sarà l'ultima volta che ci vedremo in questo 2020. E meno male! Vi voglio vedere nel 2021 giganti, potenti, motivati, perché voglio esplodere. Questo è l'anno giusto. Lo so, con questo pezzo di pollo vi saluto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate un bel like a questo video e seguitemi anche su Instagram. Da Big Marto è tutto, stay grossi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!